Ciao a tutti e benvenuti dal vostro Cristian De Ares, eccoci tornati con un nuovo video, una nuova sfida, il nostro simpatico FIFA 18, la nostra simpatica console Xbox One. Allora, praticamente la sfida che andremo a vedere e a esaminare è praticamente sono gli incontri principali, che sono le nazionali, e di queste ho scelto Svezia versus Italia, nonostante la partita di ieri non è stata molto benevola nei confronti dell'Italia a causa rigori non dati o chissà cosa, però vabbè, premesso che non abbiamo perso la partita, non abbiamo perso i mondiali con quella partita, ma se giocavano meglio prima, forse in questo caso non ci trovavamo. Però vabbè, ho deciso di fare questa sfida. Allora, non è stata poi tanto difficile perché molti di questi giocatori già li avevo, ho speso pochissimo, più che altro per il giocatore, questo giocatore svedese, l'esterno sinistro del Milan e il trequartista della Sampdoria. Ah no, beh, ho preso anche lui. Vabbè, comunque andiamo a vedere un attimo cosa richiedeva questa sfida, cioè praticamente minimo giocatori della Svezia 2, e 2 li ho presi perché di un tot non volevo spendere. Giocatori dell'Italia 2, almeno 2, uno minimo e ci siamo. Valutazione squadra complessiva 78, qui ho dovuto sbatterci un po' la testa, però ci sono riuscito. Intesa 85, questo non è stato un problema, bastava puntare tutto su una squadra o una serie specifica, in questo caso la Serie A. E poi 11 giocatori, vabbè, quello mi pareva abbastanza normale. Direi di partire con il portiere Sirigu, che ho deciso di metterlo dentro, anche se ce l'avevo da bel po' di tempo. Non mi dispiace più di tanto visto che l'ho trovato IF e non credo di venderlo e non credo di mettergli qualche sfida perché Sirigu è fortissimo già a livello 79, pensate un po' IF. Quindi se volete un portiere, non puntate su Perin, Donnarumma, Reina, anche se forte Reina perché è attualmente titolare nella mia squadra, però Sirigu veramente costa poco, come potete vedere ho pagato 650, ok d'accordo, all'inizio, adesso magari costa qualcosina di più, però il minimo si attacca alle 650. Sbaglio sempre. Poi gli Steiner. Gli Steiner l'ho messo dentro perché ovviamente come terzino destro uso altri, quindi non mi serve più, l'avevo pagato 900 crediti. Rugani l'avevo trovato in uno dei pacchetti, quindi non l'ho pagato una beata fava. Baron, uno degli svedesi, anche questo è il primo proprietario. Olsson l'ho pagato 900 compra subito, quindi volete lo potete trovare anche a meno. Gonalons della Roma l'ho pagato 950 compra subito, è francese. Conti l'avevo pagato 900 a suo tempo, non sono riuscito a rivenderlo, quindi a un certo punto l'ho messo dentro. Cialanoglu l'ho pagato 800, compra subito, quindi lo trovate facilmente. Ramirez 750, stranamente questo va per la maggiore, viene chiesto tantissimo, però comunque 750 lo si trova bene o male, io l'ho trovato compra subito. Magari voi sbattendoci un po' la testa, ma lo riuscite un po' a trovarlo anche a meno. Simeone l'avevo trovato uno dei pacchetti, quindi mi è rientrato utile a buttarlo dentro, tanto non ve ne faccio nulla. Destro primo proprietario, anche questo è un giocatore che consiglio, l'attaccate se siete alle prime armi e volete fare la squadra di Serie A. Destro più o meno va bene insieme ai Pavoletti, costano poco e sono abbastanza forti. E basta, l'ho finito. Questa è la formazione. Direi di lasciare questa formazione. In compenso ci danno un pacchetto oro premium maxi. Quindi vediamo un po', comunicando la rosa, che cosa ci regalerà questo fantomatico pacchetto. Perfetto, eccoci qui alla descrizione del pacchetto. Il pacchetto è un pacchetto oro premium maxi, do il doppio degli oggetti di un pacchetto oro premium, tra cui un extra raro. Quindi sono 7 rari, 20 oro, 24 il totale degli oggetti al suo interno. Quindi andiamo a vedere un po' che cosa c'è all'interno. Incrociamo le dita, no, non incrocio niente, non c'è niente di oro, quindi non c'è niente di particolare.
sono sotto ai 83. Ziuba. Vabbè, però è russo, della categoria russa, oro dovrebbe costare un pochino perché c'è una sfida che non farò mai tutta la mia vita. Vediamo un po'. Confronto a prezzo. No, effettivamente non costa granché. Samuleta, che cacchio è? Vediamo dove gioca. Gioca in Bessico, quindi io credo che ce ne serva. Questo potrebbe servirci. Matip potrebbe servirci, questo qua che sembra Balotelli non c'è, cioè non ci serve perché non gioca neanche in Francia, gioca se non mi sbaglio in Olanda. Pioli, poi vari giocatori, questi sono i rari, Attici, Occi non si vede granché, le maglie, ah poi avevo trovato pure Guizhao, lui sì, Guizhao, Luis Adriano, metti, confronta prezzo. Beh, lui 5,50 lo si vende. Nulla, quindi niente, questa era la sfida e il pacchetto. Spero che possa esservi d'aiuto. Se avete domande fatele pure, se siete iscritti al canale iscrivetevi pure. E niente, un saluto a tutti i belli e brutti da vostro Cristian De Ares e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!